E sono Pazox e ben ritrovati in questo nuovissimo video, in un nuovissimo aggiornamento di Halloween. Bello bello rosso col mantello di Superman, lasciatelo perdere, di Sanctum. Bello bello bello. Ed anche gli stili del Milite Teschio e della signorina Ranger Teschio dorati. Adesso non so se questo stile sarà per chi aveva lo Skull primo oppure lo si potrà recuperare nello shop più tardi. E hanno aggiunto per fortuna anche stili al nuovo Drift Vampiro. Ricordate, inserisci il codice Pazox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore. Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove stories. Come al solito, qui alla mia sinistra state visionando le nuovissime skin e per fortuna io avevo tanta paura che il nuovo Drift Vampiro fosse soltanto base. Per fortuna non è così e ha anche il mio stile preferito, ovvero tutto rosso col cappuccio, e anche lo stile finale. Bello bello bello, sono contento. Fate molta attenzione perché a quanto pare ci sono i nuovi rimborsi. Finalmente ogni anno, quindi ogni 12 ottobre, si potrà avere un ticket per il rimborso. Il 2022 ne avrò un altro e il 2023 ne avrò ancora un altro. Ovviamente non abusatene adesso, fatelo soltanto se avete bisogno di rimborsare un errore, un qualcosa, qualcosa che non vi piace più, quindi non abusatene. In questa lista di skin che state visionando, ovviamente ne manca una, perché una di queste è Mida. Mida Fantasma, che è stato anche aggiornato come da foto. Quindi probabilmente oltre a queste skin potrebbe uscire anche Mida Fantasma dell'anno scorso. Sono state svelate anche due nuove armi. E attenzione, questa funzione non so se sia già attiva oppure lo sarà prossimamente, ma a quanto pare ci sarà l'autocostruzione per chi ancora non riesce a costruire bene su Fortnite, delle piccole basi, delle piccole strutture che aiuteranno al giocatore che ha le prime armi di costruire in maniera abbastanza veloce. A quanto pare l'acqua della grotta è calata, quindi che ritorni la grotta come luogo magari di Halloween? Chissà, speriamo. Per quanto riguarda nuove mod, purtroppo al momento non ci sono nuove mod, ma sicuramente saranno nascoste perché ci sono tanti altri file nascosti all'interno di questo aggiornamento. Lo stesso Naruto, potrebbe essere il Batman che ride e altre collaborazioni che Epic al momento non vorrà mostrare. E come ultima cosa, questo è il banner ufficiale della Regina dei Cubi, della skin segreta che otterremo in questo pass battaglia. Sono sincero, quella specie di armatura mi fa pensare che per me forse non è una delle skin migliori. Non lo so, poi magari mi sbaglio ed è la skin più bella del mondo. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, se vi piace il nuovo Skull Trooper. E anche finalmente, tra l'altro, finalmente anche la femmina ha ricevuto un suo stile. E che cavolo! Anche se avrei preferito quello viola esclusivo per chi aveva la skin femminile dal primo giorno, ammino anche quello, però chissà, mai dire mai. Che dire ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere la vostra, che skin acquisterete, se state aspettando qualcuno in particolare o state aspettando Naruto come me, ma probabilmente ormai Naruto se ne parlerà direttamente fuori dall'Halloween, sicuro sicuro. Che dire pazzoidi, noi come al solito ci vediamo con dolcissimo e carnissimo.